Messia, saluta le ragazze. Ah, ciao, come ti trovi qui in casa? Ti trovi abbastanza bene? Bracchetta, scusate le mutande, ma è il calore, quindi è una necessità. Vuoi salutare le ragazze? Dire qualcosa? Ti trovi abbastanza bene in questa famiglia? Ti senti maltrattata? Vuoi denunciare i tuoi padroni o ti senti abbastanza felice? Ma direi che la codina dice che si trova abbastanza bene, vero Topina? Saluta le ragazze. Un bacino, una scodinzolatina da parte delle Ciao! Allora, oggi vi parlo di un tema che mi sta particolarmente a cuore, ovvero i miei pelosetti di Messier e Bracchettina. Allora, me l'avete chiesto voi, tra l'altro, di parlare di questa cosa perché a me non era venuto in mente, però, insomma, i video io li faccio perché siano interessanti per voi, per cui me l'avete chiesto e io lo faccio. Dunque, la prima richiesta risale a qualche video fa dove una ragazza mi aveva proprio messo nei commenti, mi aveva chiesto di parlare del mio rapporto che ho con i miei animali domestici, dove li ho presi, insomma, parlare in generale. Io lì per lì ho risposto direttamente a lei nei commenti, ci siamo scambiati un po' di messaggi, però poi dopo non ci ho più pensato, era un po' morta lì. Poi invece venerdì mi arriva un altro messaggio da Isabella, che mi ha scritto nella sezione proprio che c'è nel post, nel blog dove potete richiedere post, video, insomma, quello che volete. Dove mi ha scritto e mi ha proprio chiesto di parlare appunto dei miei animali domestici, da dove arrivano, insomma, mi ha richiesto esattamente le stesse cose che mi aveva chiesto l'altra ragazza. E quindi ho detto: sai che c'è? Facciamo un video dove vi parlo del mio Messier e della mia Bracchettina. Allora, partiamo subito da Messier, che tra l'altro è sempre qui che gironzola, questa volta che il video dedicato a lui e al protagonista non c'è, è nascosto sotto lo stendino. Allora, Messier è il primo animale domestico che è arrivato nella mia piccola famiglia, perché allora io sin da piccola sono sempre vissuta e cresciuta insieme agli animali, perché io il primo animale, il primo cane, noi l'abbiamo preso che io andavo alle elementari, che era il cane di mio nonno, poi dopo è morto e ne abbiamo preso un altro, poi dopo ne abbiamo preso un altro ancora, insomma io sono sempre stata insieme ai cani. Se non ce l'avevo direttamente io, ce l'avevano i miei zii, i miei nonni, insomma ovunque io mi girassi c'erano animali, quindi in realtà per me il rapporto è sempre stato molto naturale, cioè per me gli animali hanno sempre fatto parte della famiglia, quindi non ho mai avuto paura degli animali o insomma ho sempre avuto un rapporto abbastanza normale, come se fossero dei membri della famiglia, così come ho un cugino, ho anche un cane, un gatto, addirittura abbiamo avuto anche una capretta domestica. Quindi per me gli animali domestici, insomma, non ho quella difficoltà di approccio che magari alcune persone hanno, che sono un pochino più restie perché appunto magari non sono mai state abituate a vivere ad avere degli animali domestici per casa. Il primo animale che è arrivato è stato appunto Messiolino. Messiolino praticamente l'ho preso subito dopo che sono tornata dall'Australia, quindi circa 6 anni fa. Vivevo già da sola, sono tornata. Silvio era rimasto ancora in Australia, quindi probabilmente avevo anche delle carenze affettive. perché un po' lo shock di essere ritornata, un po' lo shock che lui non c'era, insomma, tutta una serie di cose. Fatto sta che una mia amica mi dice: guarda, che la gatta di mio papà ha avuto una cucciolata, non sappiamo dove mettere questi gattini, anzi, se mi dai una mano, se conosci qualcuno che li possa avere, così. Io stavo già pensando nella mia testa di comprare un gattino, cioè di prendere un gattino, mi sarebbe piaciuto grigio, non so per quale motivo, però ce l'avevo, nonostante io in realtà sia più da cane, cioè nel mio passato ho avuto pochissimi gatti, giusto mia zia, qualcosina, però principalmente ci sono stati sempre tantissimi cani. E quindi niente, ho deciso di adottare il mio messiolino. È arrivato, era un frugolino piccolino, adesso vi metto la foto, era microscopico, amore! In realtà, prima di tutto ho dovuto documentarmi perché appunto io non avevo la più pallida idea di come gestire un gatto. Perché se per gestire un cane più o meno le idee ce l'avevo, per un gatto assolutamente no. Quindi ho fatto tutte delle ricerche su internet per sapere cosa dargli da mangiare, quante volte al giorno, perché comunque la gestione di un gatto è molto diversa rispetto alla gestione di un cane, perché sono proprio due specie diverse. Il gatto è un felino, il cane deriva dai lupi, quindi proprio sono completamente diversa a livello di abitudini e di necessità. E quindi mi sono documentata. Tra l'altro, la mia mamma mi ha anche regalato un libro, adesso ve lo faccio vedere.
che è molto indicativo sulla mia informazione all'epoca. Il tuo gatto per negati. Che però, devo essere sincera, è stato veramente molto utile, perché da qui ho scoperto tantissime cose. Per esempio, come fare ad abituarla alla lettiera, perché non sapevo, io comunque abitavo in un appartamento dove, nella mia casa vecchia, era un bilocale, era piccolino, quindi non sapevo bene come fare. Fatto sta che niente, l'ho preso e niente, è stato amore a prima vista. Poi appunto passavamo tantissimo tempo insieme, lui era un fagottino piccolino. Quindi ho avuto un pochino di problemi all'inizio, ma perché poverino, l'ho fatto castrare subito e una delle controindicazioni di quando si castrano i gatti è il fatto che siano più inclini ad avere delle cistiti, quindi bisogna stare molto più attenti all'alimentazione. E quindi poverino, all'inizio, subito dopo la castrazione, ho avuto un po' di problemi di cistite che poi dopo sono riuscita a risolvere cambiandogli l'alimentazione, dandogli un mangime adatto a cani castrati, che quindi fanno sì che non si formino accumuli di sali nella vescica, e quindi questo ha risolto il problema. Poi una volta mi si è riempito completamente di pulci, quindi è stato un disastro, poverino, era tutto pieno, gli ho dovuto dare antipulci, ho dovuto disinfettare tutta la casa, insomma è stato un macello. Poi quando è arrivato ho avuto un po' di difficoltà perché non riuscivo, cioè dovevo continuarla a sverminare perché non riuscivo a debellare questi vermi che c'erano all'inizio, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Adesso il mio messier è un bel gattone, bello contento. Lui vive in appartamento, non lo faccio uscire libero, più che altro perché è vicino, ho delle strade piuttosto trafficate e ho paura che me lo schiaccino, però diciamo che lui è libero di gironzolare, alla fine è abituato da sempre così, quindi vive in appartamento. Poi è arrivata Bracchetta. Bracchetta è arrivata circa 2 anni dopo il messiolino. Inizialmente io stavo iniziando a pensare di voler prendere un cane, però volevo un cane piccolino perché appunto all'epoca abitavo in un bilocale. Quindi inizio a parlarne con Silvio, che nel frattempo era tornato dall'Australia, e dico: guarda, mi piacerebbe tanto prendere un cagnolino, così, un cagnolino piccolino. Sì, va bene. Silvio in realtà non ha mai avuto animali domestici, però si trova piuttosto bene con tutti gli animali, ci sa fare, diciamo. Quindi ero già pronta a mettermi alla ricerca di prendere un cane. Non sapevo ancora che cosa avrei voluto prendere, se l'avrei voluto andare a prendere un canile, se lo avrei voluto comprare, non sapevo ancora niente, perché ero proprio, stavo entrando nell'ottica di voglio prendere un cane, quando scopro che una mia amica aveva la mamma della Bracchetta e aveva appena fatto una cucciolata di 9 cuccioli di Weimaraner. Ora io non so voi se avete mai visto un cucciolo di Weimaraner. Ecco, se per caso state pensando di prendere un cane e vedete un cucciolo di Weimaraner, cioè non potete non prenderlo, perché è una roba, cioè questi occhi azzurri, questo pelo, le orecchie, queste zampone. Vabbè, fatto sta che io me ne sono innamorata. E tra l'altro c'è anche una storia carinissima che in realtà Bracchetta era un po' destinata a me, diciamocelo. Perché quando appunto ho iniziato a pensare di prendere un cane, prima di sapere che cane avrei preso, stavo pensando su come chiamarlo. E nella mia testa dicevo: guarda, mi piacerebbe tanto prendere un cane, chiamarlo Diana e mettergli un collarino rosa, non so, cioè psicopatica, così, mi era venuta questa roba. Oh, voi ci credete che nella cucciolata di questa mia amica, lei non lo sapeva perché appunto, cioè, poi più che amica, una conoscente, c'era proprio una femmina che l'avevano chiamata Diana, e siccome i cuccioli quando sono piccoli, per capire chi sta crescendo, insomma per distinguere, di solito si mettono dei collari, dei nastrini colorati attorno al collo in modo tale che si sa chi è stato vaccinato, chi no, insomma si riescono a distinguere. Quella che aveva chiamato Diana aveva un collarino rosa, e quindi ho detto: no, lei è destino che sia mia, quella è la mia Bracchettina. E quindi così abbiamo deciso di prendere Bracchettina. È arrivata in casa che aveva 2 mesi e mezzo, perché comunque è sempre meglio che prendiate cuccioli che non siano
L'ideale sarebbe prenderli a 3 mesi, perché così non hanno shock di distacco con la mamma e soprattutto sono importantissimi i primi 2 mesi e mezzo, 3 mesi di vita del cucciolo con la mamma, perché la mamma gli insegna tantissime cose, perché gli insegna a sottomettersi, gli insegna la pazienza, gli insegna veramente tantissime cose. Nel frattempo è arrivato Messie, come vedete dalla codina. Gli insegna veramente tantissime cose. Per cui noi l'abbiamo presa che aveva 2 mesi e mezzo, diciamo che era tra i 2 mesi e mezzo e i 3 mesi, ed era già più grande di Messie. Allora, la scena dell'incontro tra Messie e Bracchetta è stato meraviglioso. Bracchetta era tutto un mix di gambe, aveva 59 gambe, era tutta gambe e orecchie. Messie noi l'avevamo messo chiuso in camera. E quando è arrivato, abbiamo messo Bracchetta nella cuccia in salotto, abbiamo aperto la porta, è arrivato Messier, si è trovato quest'essere che non capiva che cacchio fosse, l'ha un po' annusata, e poi è andato avanti così. Loro, proprio perché si sono conosciuti sin da cuccioli, cioè comunque Bracchetta, che era insomma quella un po' più pericolosa nei confronti di Messier, perché Bracchetta pesa 35 kg, Messier ne pesa 6, è arrivata dopo, era da cucciola, e quindi in realtà lei è cresciuta che Messier faceva parte della famiglia, quindi per lei è assolutamente normale. Io chiaramente però, prima di decidere di prendere effettivamente Bracchetta, mi ero super informata, che è una cosa che secondo me, se qualcuno decide di prendere un animale, deve farlo, nonostante io comunque abbia sempre avuto degli animali, però proprio perché poi ero un cane di razza, ogni razza ha una sua caratteristica, delle sue peculiarità che vanno rispettate, perché non si può decidere di prendere un cane che magari ha bisogno di correre tantissimo e tenerlo chiuso in casa tutto il giorno, come non si può prendere un cane microscopico che magari lui non c'ha molto voglia di correre e dire ah, io lo porto a correre, a scalare le montagne tutti i giorni. Comunque ogni animale ha le proprie esigenze, quindi prima di dare l'ok definitivo che ok, la Diana veniva a casa con noi, mi ero documentata. Allora, per prima cosa avevo comprato dei libri proprio sulla razza, quindi avevo cercato di capire quali fossero le esigenze della razza della Bracchetta. La Bracchetta è un Weimaraner, un bracco di Weimar, che sono degli animali, diciamo, è una razza non proprio semplicissima da gestire, perché è una razza molto energetica, che ha bisogno di muoversi tanto e soprattutto raggiunge l'età adulta, o comunque le caratteristiche di un cane adulto molto in là. Cioè Bracchetta spesso viene confusa con un cucciolo, perché nonostante abbia 4 anni e mezzo comunque ha ancora una vitalità pazzesca, vuole giocare sempre, è super energetica, insomma ha tutte delle caratteristiche che per esempio non troverete mai in un Golden, perché il Golden è un altro tipo di razza e ha delle altre caratteristiche. Quindi un consiglio che vi posso dare per rendere questo video un po' utile, non semplicemente una chiacchierata di dove vi parlo della mia storia, è quello di, prima di prendere un animale domestico, informatevi, soprattutto se volete prendere un animale di razza. Quindi io mi ero informata prima su tutte le peculiarità e le necessità che aveva questa razza. E poi, proprio perché nelle ricerche che avevo fatto si diceva che la cosa importante era sin da subito di dargli un addestramento abbastanza incisivo, perché sono cani anche molto intelligenti, quindi è un attimo che prendono il sopravvento e ti mettono le zampe in testa, avevo iniziato a cercare tutte delle scuole proprio di addestramento per cuccioli nei dintorni. Ne avevo trovato un paio, in una sono andata proprio a parlare con l'addestratrice, anche quello è stato molto importante prima ancora di decidere di prendere Bracchetta. Perché intanto le ho fatto proprio delle domande delle mie preoccupazioni, che poteva essere il fatto per esempio di portare un cane da caccia in una casa dove c'era un gatto, perché comunque volevo evitare che il cane dasse la caccia al mio povero Messier. O comunque anche delle accortezze per evitare che potessero nascere delle gelosie, o anche per iniziare a tenere un cucciolo e dargli tutte le educazioni che bisogna dare ad un cucciolo. E quindi questa mia chiacchierata presa di Bracchetta è stata molto utile, perché appunto mi sono stati dati tantissimi consigli, sia proprio per un discorso di gestione, o anche per esempio semplicemente per il fatto
di come portare Bracchetta a casa nel momento in cui veniva tolta dalla cucciolata dalla sua mamma, perché comunque lei era abituata a vivere con 9 fratelli che si mordicchiavano tutto il giorno con la mamma, e improvvisamente viene presa e portata in una casa che non conosce, con persone che non conoscono, non ci sono odori che lei riconosce e un gatto. Cioè, capite che per una povera Bracchetta di 2 mesi e mezzo era un po' un trauma. Quindi, dopo aver fatto tutte le mie ricerche, aver parlato con tantissime persone, abbiamo deciso di prendere Bracchetta e subito l'abbiamo iscritta ad un corso, che anche questa è una cosa che io consiglio a tutti: fare un corso cuccioli. Ce ne sono di tantissimi, ce ne sono di tutti i prezzi, ce ne sono anche gratuiti spesso, e servono tantissimo, perché comunque è un cane, non è un umano, per quanto poi uno gli voglia bene, diventa, faccia parte della famiglia come un altro essere vivente della casa, come se fosse un figlio, un fratello, il marito, però è un cane, quindi comunque loro hanno un loro bagaglio di istinto, di cose che istintivamente loro percepiscono in un determinato modo, che un essere umano invece magari reagisce in modo diverso, mentre invece loro per istinto fanno e rispondono a determinati stimoli in un determinato modo, e quindi è molto importante capire quel linguaggio che hanno loro per poter comunicare al meglio e creare un rapporto giusto e sano col proprio animale, perché nel momento in cui si riesce a creare questo rapporto è la cosa veramente più bella che ci possa essere al mondo. Io infatti non posso neanche pensare quando Messio e Bracchetta non ci saranno più, non ci posso pensare. Quindi la Bracchetta ha iniziato subito il corso di addestramento dei cuccioli, dove ho imparato tantissime cose, poi dopo facevamo tutti gli esercizi, poi era anche bello perché comunque era un momento che passavamo di gioco, che passavamo insieme. È stato un addestramento dolcissimo, cioè non pensate agli addestramenti, quelli crudeli, no, assolutamente, era tutto a lei, anzi era felice matta perché si abbuffava di Wooster al pollo come premietto, per cui per lei non poteva essere vero. Anche lì durante il corso ho imparato come poterle insegnare subito a non sporcare in casa e fare i bisogni fuori, perché appunto nel corso si è parlato anche di questo, e infatti Bracchetta lei non ha mai sporcato, cioè ok, appena è arrivata in casa, che era piccolissima, chiaramente faceva la pipì sulle traversine perché non riusciva, però Bracchetta da quando ha 4 mesi e mezzo lei non ha più sporcato in casa, mai più. Ha sempre fatto tutte le sue cose fuori, come una brava Bracchettina. E poi niente, poi è nata la nostra storia d'amore tra Bracchetta e Messier, loro vivono felici, tranquilli, ormai si hanno un loro legame un po' strano, ogni tanto va Bracchetta un po' gelosa di Messier, se lui viene troppo vicino a me, però Messier sa gestire, la sa gestire, ogni tanto giocano perché Messier le attacca il sedere se lei passa o le attacca la coda, insomma è una dinamica piuttosto tranquilla, non ci sono assolutamente nessuno problemi. Chiaramente Bracchetta è un animale che ha bisogno di tanto moto e di tante attenzioni, quindi comunque però quando ho preso il Weimaraner comunque sapevo a cosa andavo incontro. E niente, questo è un po' la mia storia d'amore con i miei animali. Quindi facciamo un attimo un sunto di tutto questo video, perché sennò sembra veramente soltanto che io vi racconto. Per dare un senso a questo video, vi do 5 consigli. 5 consigli che io do a chiunque stia pensando di prendere un animale domestico. Allora, innanzitutto, alla domanda cane o gatto, dipende. Perché sono due specie diverse. Indubbiamente il gatto è meno impegnativo del cane, perché il gatto per indole è un po' più indipendente, quindi a parte che per esempio non dovete portarlo voi fuori, perché comunque va lui, anche se volete lasciarlo libero va lui, poi torna, anche durante il giorno in realtà dorme quasi sempre, come sta facendo adesso, ora dopo ve lo faccio vedere, quindi sicuramente il gatto è molto meno impegnativo rispetto a un cane.
Il cane è molto più coinvolgente, è molto più attivo proprio nella vita di tutti i giorni, nonostante, ora io parlo per Messier perché appunto non ho una storia di altri gatti, Messier comunque sia uno che anche se arrivano ospiti va lì, vuole conoscerli, li annusa, gironzola, è abbastanza partecipe anche lui. Però appunto ho cercato un attimo di capire anche dove abitate, cioè comunque perché sia un rapporto sano non deve essere vissuto come un incubo l'avere un animale domestico, anche perché nessuno vi obbliga ad avere un animale domestico, cioè se volete prenderlo sappiate che è un impegno ed è un impegno per la vita, perché stiamo parlando di un essere vivente che ha un cervellino, che ha dei sentimenti, che ha tutte delle sue fisse e cose, quindi non possiamo prenderlo come potremmo prendere, ah guarda mi piacciono le piante grasse, quasi quasi faccio quell'angolino e ci metto due piante grasse che poi, oh no mi sono stufata di quelle piante grasse, le butto via, magari ci metto dei gerani, ecco, no, un animale domestico è per la vita, quindi prima di prenderlo ragionate bene. Quindi un altro consiglio che vi do assolutamente prima di prendere un animale domestico è quello di, innanzitutto tutti i membri della famiglia devono essere d'accordo, perché tutti si devono occupare dell'animale e tutti lo devono trattare esattamente nello stesso modo. Quindi bisogna essere tutti d'accordo nell'accogliere un esserino nella propria famiglia. E poi informatevi, quindi se volete prendere un animale, un cane di razza, informate sulle necessità che quella razza ha, quali sono le peculiarità. Su internet si trova veramente di tutto, non c'è bisogno che comprate libri o cose, o comunque andate in biblioteca, magari trovate dei libri proprio specifici su quella razza, perché comunque quello vi può aiutare. Oppure andate a parlare con un addestratore che ha una squadra, ormai ce ne sono tantissime, proprio per capire anche, magari è proprio lui che vi può dare delle indicazioni su quale possa essere una razza o un tipologia di cane che possa essere più adatto al vostro stile di vita e alle vostre esigenze. Terzo consiglio che vi do è, se potete, seguite un corso cuccioli, se soprattutto non siete tanto abituati ad avere animali o comunque se non l'avete mai fatto, perché veramente serve molto, a parte che è divertente perché passate del tempo con altre persone, con altri cuccioli, il cane si diverte, lo aiuta tantissimo anche lui a socializzare con gli altri animali, che è una cosa importantissima, perché tanto più riuscite a instaurare un bel rapporto sereno col vostro cane, sapete gestirlo, non avete paura che possa essere aggressivo, che possa, o comunque conoscete il vostro cane, credo che poi si riesca a vivere il rapporto veramente con grandissima serenità, ve lo possiate portare in giro, possa convivere con voi e condividere con voi tutti i momenti più importanti della vostra vita. Quarto consiglio, informatevi molto bene su dove prendete il cane. Allora, io penso che se adesso dovessi scegliere di prendere un altro cane, molto probabilmente adotterei un cane o andrei al canile o comunque lo adotterei da una di tantissime associazioni che ci sono che proprio salvano gli animali in difficoltà. Penso che farei una cosa di questo tipo, ma anche perché comunque sento di avere acquisito anche delle competenze di gestione di un animale che possa essere, cioè posso comunque dare il mio contributo da questo punto di vista. Se per caso però voi non ve la sentite di adottarlo perché non, per mille ragioni di questo mondo che vanno benissimo e volete comprarlo, allora informatevi tantissimo su dove lo andate a comprare, perché succedono delle cose nel commercio dei cuccioli veramente disgustose, terrificanti, e quindi per piacere evitiamo di incrementare e dare altra linfa a questo commercio veramente disgustoso. Ci sono degli allevamenti fantastici dove proprio le persone che li gestiscono hanno proprio la passione verso questi animali, che quindi li curano e li gestiscono in modo magnifico. Ci sono degli allevamenti che invece sono delle specie di lager, quindi
è semplicemente della merce, così come ci possono essere delle palline, delle scatole, ci sono i cani. Stesso discorso se andate a comprarli in un negozio di animali. Cercate di capire questi cuccioli da dove arrivano, perché ormai è un po' anche una moda, cioè sono le mode delle razze, delle cose, quindi quando c'è una moda il mercato ne chiede tanta, quindi è un business e quindi le persone di merda ci fanno, si fanno tondi, come si suol dire. Quinto e ultimo consiglio che mi sento di darvi è quello di ricordarvi sempre che il cane o il gatto non sono degli esseri umani. Con questo non lo voglio dire in senso dispregiativo, anzi, perché ci sono esseri umani che sono molto più disgustosi, anzi, cioè, gli animali tendenzialmente sono molto meglio di tantissimi esseri umani. Lo voglio dire semplicemente nel fatto che comunque hanno delle esigenze, hanno un linguaggio, hanno un modo di percepire le cose molto diverso rispetto a noi esseri umani. E quindi più noi conosciamo questa loro lingua, questo loro modo di esprimersi, le loro esigenze, i loro istinti, più riusciremo a costruire un rapporto fantastico con loro. E questo lo dico perché vanno rispettati nella loro identità, nel loro essere. Non, così come noi non possiamo cambiare altri esseri umani facendoli diventare come vogliamo noi, così noi non dobbiamo proiettare le nostre insicurezze, le nostre ansie, tutto quello che noi vorremmo nei confronti dei nostri animali domestici. Loro hanno un loro carattere, hanno un loro modo di vedere le cose, un loro modo di comunicare. E noi dobbiamo cercare, per essere, dal mio punto di vista, un buon padrone è quello che cerca di assecondare questo loro modo di essere senza cercare di farli diventare quello che non possono essere. E appunto, il fatto, quando io dico non sono esseri umani, non deve essere visto come una cosa negativa, anzi, assolutamente il contrario, perché veramente io, cioè, non mi toccate i miei animali, io penso che per Bracchetta mi si potrei uccidere, cioè lo dico, perché proprio per me sono parte integrale della famiglia, gli voglio un bene terrificante, quando c'è qualcosa che li devo portare al veterinario, sto male, che lasciate stare, guardate, cioè veramente, però secondo me è molto importante rispettarli per la loro natura, per la loro integrità, in quanto esseri viventi e magnifici e meravigliosi. Bene, io questo video è lunghissimo, spero di non aver divagato troppo, di avervi dato dei consigli. Io non sono un'addestratrice, non sono una veterinaria, sono semplicemente una grande amante degli animali e volevo raccontarvi la mia esperienza, quello che secondo me ha funzionato e quello che secondo me non ha funzionato, cioè che quello che non ha funzionato non me l'ho parlato, vabbè, questo lasciamo stare. Appunto, avete domande, lasciatemi giù sotto un commento, io se vi so rispondere vi rispondo volentieri, altrimenti chiederò a qualcuno di più competente di rispondervi. Comunque, appunto, la cosa più importante è come sempre l'informazione, quindi cercate di, se avete gli animali, cercate di affidarvi a veterinari bravi, perché ce ne sono in giro tantissimi, o ad addestratori che fanno questo mestiere con la passione e anche loro nel rispetto dell'animale, quindi è un rapporto alla pari, non è l'addestratore che è il capo, che quindi deve imporre le proprie cose sull'animale. No, l'addestratore è un pari dell'animale, capisce il suo linguaggio, capisce come parla e quindi cerca di indirizzarlo, educarlo secondo il suo linguaggio in modo tale che il cane capisca senza violenza e con, come si suol dire, l'amore e le buone maniere. Detto ciò, e visto che siamo anche in estate, io vi dico anche che ogni anno è incredibile, ma vengono ancora abbandonati gli animali, cani e gatti, soprattutto anche tantissimi gatti, e questo è un reato che viene punito dalla legge, quindi se voi vedete qualcuno che abbandona un animale, prendete immediatamente il numero di targa, chiamate subito la polizia,
identificate, cercate di dare tutti i dettagli del bastardo che ha fatto questo gesto e date subito tutti i dettagli di dove si trova l'animale, in modo tale che le forze dell'ordine possano immediatamente intervenire, i veterinari possono intervenire immediatamente e possano appunto salvare questa povera creatura che ne sta passando veramente di tutti i colori. C'è anche un numero verde, qui sotto vi lascio tutti i dettagli in modo tale che cerchiamo di contribuire a, per quanto possiamo, a questa roba disgustosa che io proprio non posso neanche pensare, non ce la faccio, credo sia una delle robe, non riesco neanche a concepirla. Quindi detto ciò io vi mando un bacio, vi auguro una fantastica domenica, mettete un mi piace se questo video vi è piaciuto e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!